pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto all'infinito. Mi chiamo Eleonora Mongi, mi occupo della direzione del Museo del Planetario e sono particolarmente felice di vedervi così numerosi oggi per l'inizio di questo ciclo di incontri, di conferenze che ci porterà fino al mese di maggio e che abbiamo deciso di intitolare Buchi neri e viaggi spaziali. Una serie di incontri e conferenze che sarà la continuazione di quelle che sono state le celebrazioni per il centenario della teoria della relatività generale iniziate lo scorso novembre e che appunto ci porterà nel 2016, anno sempre dedicato alla teoria della relatività generale di Albert Einstein, la pubblicazione delle equazioni del campo è proprio nel marzo del 1916, 2016 che però è un anno particolarmente ricco di anniversari nel campo della fisica e di eventi scientifici speciali nel campo delle scienze spaziali che noi vorremmo celebrare e di cui vorremmo parlare proprio in questo ciclo di conferenze, proprio perché nel 2016, se non sbaglio, proprio il 16 gennaio, ne parlavamo prima, proprio oggi, cade il centenario della presentazione delle soluzioni del fisico Schwarzschild che trovò proprio alle equazioni di campo di Albert Einstein. Quindi parleremo di questo, parleremo di buchi neri, parleremo di missioni spaziali nelle quali l'Italia avrà un ruolo importantissimo proprio quest'anno, ExoMars che partirà nel mese di marzo e arriverà a destinazione nel mese di ottobre, parleremo di Juno nel mese di luglio. Iniziamo oggi con un discorso sui buchi neri e con il dottore che abbiamo qui dietro, il dottore Gabriele Ghisellini, che è venuto a trovarci dall'osservatorio astrofisico di Brera, che ci racconterà proprio che cosa sono i buchi neri e soprattutto qual è il suo campo di ricerca, cioè buchi neri di un certo tipo, non buchi neri piccoli ma quelli super massicci che ci sono al centro delle galassie. Ma prima di ascoltare la presentazione del dottor Ghisellini, avremo il piacere di essere introdotti al tema dal nostro presidente, dal professor Attilio Ferrari, che invece ci parlerà un po' di quella che è la storia che ha portato alla scoperta dei buchi neri. Quindi io vi auguro un buon pomeriggio. Al termine di queste due presentazioni avremo poi uno spettacolo nel planetario, uno spettacolo ovviamente sui buchi neri, Black Holes, caccia dei buchi neri. Buon pomeriggio. Mi pare giusto incominciare questa serie di conferenze con un quadro generale sulla storia del concetto di buchi neri, no? E come ho scritto lì, è una breve storia che vi faccio di un'idea che all'inizio era un'idea completamente, da considerare da pazzi e che poi mano a mano si è realizzata e oggi ce l'abbiamo i buchi neri, li vediamo e sappiamo dove sono. Allora, se possiamo vedere la prima diapositiva, successiva a questa, dobbiamo fare un passo indietro. L'inizio della storia è legato non tanto ancora ad Einstein, che è poi quello che ha portato alla visione dei buchi neri, ma dobbiamo fare un passo indietro all'epoca in cui la nostra idea della gravitazione era legata alla teoria gravitazionale di Newton. Ups, non so cosa stia succedendo. Dunque, Newton ha pubblicato le sue idee e quindi la teoria della gravitazione nel 1687, quindi abbiamo fatto un balzo indietro, abbiamo da poco celebrato i 400 anni e oramai più di 400 anni dalla pubblicazione della relatività generale. Una delle discussioni che Einstein fece fu la cosa seguente: la forza di gravità
e tale, adesso non guardiamo le formule, vi voglio soltanto far notare alcune cose, no? La sua idea era che se io piglio un cannoncino e comincio a sparare a velocità sempre più alta, che cosa succederà? Che per un po' le pietre mi cadranno indietro sulla terra, se riesco a sparare molto forte, riesco a far uscire la proiettile dall'attrazione gravitazionale terrestre. È quello che fanno oggigiorno tutti quelli che si occupano di missioni spaziali, che se riescono a spedire gli oggetti a velocità grande, diciamo qualcosa dell'ordine di 7 km al secondo, eccetera, riescono a portarlo in orbita, no? E riuscire a farlo cadere, no? Ma senza farlo ricadere, riescono a fargli fare un'orbita che è più grande delle dimensioni della Terra. Se vanno ancora a velocità ancora più elevate, possiamo dire andare molto lontano, non soltanto in orbita, ma possiamo andare su un altro pianeta, possiamo andare sul Sole, eccetera, eccetera. Tutto questo viene scritto da questa formulina qui. La velocità è data dal prodotto della costante di gravitazione universale, la massa della Terra diviso il raggio della Terra. Quella si chiama la velocità di fuga, basta mettere i numeri, no? E Einstein stesso, Newton stesso l'aveva già calcolata, no? Ecco, dobbiamo fare però attenzione a una cosa: all'epoca il signor Newton non conosceva bene né la massa della Terra né la costante di gravitazione universale, quindi le sue idee erano molto più indirette, faceva dei rapporti tra le masse dei vari corpi, no? Cioè, la prossima diapositiva ci mostra che cosa? Una considerazione fatta da questo signore pochi anni dopo, no? Un centinaio di anni dopo i dati di Einstein. Scusate, ogni tanto dico Einstein, ma intendo Newton in questo periodo, no? Il signor Newton aveva presentato la sua teoria della gravitazione. Questa teoria della gravitazione permetteva di fare tutta una serie di conti che erano quelli che ci hanno permesso, tra le varie cose, di trovare altri pianeti, no? Ci arriveremo fra un momento, che ci hanno permesso di parlare dei movimenti degli asteroidi, il movimento della Terra, no? E il movimento della Luna intorno alla Terra, no? Uno dei grandi studiosi dei movimenti della Luna intorno alla Terra era Giovanni Plana, no? Che è stato direttore dell'osservatorio astronomico qui a Torino alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento. Tra i vari conti, questo signor Mitchell, che è un po' misterioso, no? Era un reverendo che aveva studiato all'Università di Cambridge, che è passato un po' nel dimenticatoio, la gente non l'ha mai considerato molto, ma in realtà ha riscoperto tantissime cose e in particolare si è messo anche a scrivere, questa è una pubblicazione che lui mandò alla Royal Society, e dice: se esistessero in natura corpi la cui densità non fosse inferiore a quella del Sole, cioè la stessa densità del Sole, diciamo, e il cui diametro fosse 500 volte maggiore di quella del Sole, la loro luce non potrebbe arrivare a noi. Questo a che cosa era dovuto? Cioè questa sua conclusione era legata a una doppia considerazione: teoria della gravitazione newtoniana, ma anche un altro pezzo di teoria sviluppata da Newton, che era la cosiddetta teoria corpuscolare della luce. Cioè per lui, per Newton e per la gente dell'epoca, no, la luce era trasportata da piccole particelle e queste particelle sentivano la gravità, avevano una massa, no, diciamo così, sentivano la forza di gravità e di conseguenza, per allontanarsi, per uscire dalla Terra, dovevano fare la stessa cosa, no? Lo stesso, vincere le stesse forze a cui erano soggetti i cannoncini, no? Che avevamo visto precedentemente. Quindi bisognava, per far uscire la luce dalla Terra, bisognava fare superare la velocità della velocità di fuga, quella velocità che abbiamo visto prima, no? Tutto questo, diciamo, lui lo pubblica nel 1783, lo mette come una... in un articolo che non è dedicato specificamente a questo problema, no? È lo studio di sistemi doppi, di stelle doppie, altre cose completamente diverse, però è una conseguenza automatica, no? Di questa cosa. La velocità della luce a quel tempo era appena stata misurata, questo signor Roemer nel 1676 aveva misurato la velocità della luce e aveva visto che la velocità di questi corpuscoli era dell'ordine di 300.000 km al secondo. L'aveva calcolata questa velocità della luce studiando il moto dei satelliti di Giove, tra l'altro, cioè quelli che erano stati poco prima scoperti da Galileo, no? I tempi delle orbite intorno ai pianeti gli permettevano di calcolare qual era il ritardo dei segnali tra Giove e noi.
cui 300.000 km al secondo, capite che è molto più grande di qualunque velocità di fuga, dicevamo prima, 7, 10, 11, 12 km al secondo, sono velocità molto più basse, e quindi il problema che la luce scappasse dalla Terra o scappasse dal Sole, no, era un problema tranquillo. Però se vado a fare il calcolo con quelle formule di prima e metto un corpo che abbia la stessa densità del Sole ma sia 500 volte più grande, che cosa succede? Che la velocità di fuga diventa la velocità di fuga diventa uguale alla velocità della luce, per cui la luce, secondo lui, no, dice probabilmente no, la loro luce non potrebbe arrivare a noi. Prossima diapositiva, se c'è qualcuno che sono scappati tutti, no? Attenzione, in questa discussione la luce costituita di corpuscoli che viaggia con la velocità di fuga, eccetera. Attenzione, che cosa vuol dire? In un certo senso lui non usa mai la parola black hole, no? In inglese le chiama dark star, nel senso che sono stelle che da lontano non dovrebbero essere visibili. Attenzione, se io andassi vicino dovrei vedere la luce, perché le luci, quei corpuscoli luminosi, dovrebbero fare come una qualunque pietra tirata su, la tiro su, va su un pochettino e poi ricade all'indietro. Quindi magari andando vicino a qualcuno di questi corpi io dovrei addirittura riuscire a vederli, no? Mentre, quindi è un discorso molto diverso da quello che hanno oggi. Però diciamo sostanzialmente quei corpi sarebbero invisibili da lontano. Guardiamo la diapositiva successiva. Lui qui non voglio andare in troppi dettagli, però vi faccio soltanto notare una cosa, che all'epoca queste valutazioni della velocità di fuga eccetera, no, erano difficili da fare, perché come vi avevo già accennato prima, la massa della Terra io non la conoscevo, non conoscevo la massa del Sole, sapevo quali dovevano essere i rapporti tra la massa del Sole e la massa della Terra, ma non sapevo, cioè, quanto più grande dovesse essere il Sole rispetto a noi, ma non sapevo il valore assoluto e soprattutto non avevo il valore della costante di gravitazione universale, quella G che compare da tutte le parti. Anzi, tanto per dirlo, no? Nella diapositiva successiva c'è il... andiamo a quella ancora successiva, poi ritorniamo un attimo indietro. Questo signor Mitchell è stato anche la persona che ha inventato la cosiddetta bilancia di torsione, che lui non è riuscito a costruire perché è morto troppo presto. È stato sostituito da un suo amico e compagno che si chiama Cavendish, che ha sviluppato la bilancia di torsione attraverso la quale lui è riuscito a pesare la Terra. Non sapere esattamente, qualche settimana fa abbiamo celebrato anche questo evento in cui G è stata effettivamente misurata. È una cosa che non conosciamo ancora neanche tanto bene, G, ma insomma, perché corrisponde ad una forza molto debole, è difficile da misurare, no, eccetera. Però diciamo sostanzialmente fino a quell'epoca quasi non si sapeva cosa fosse. Se torniamo indietro di una diapositiva, leggiamo ancora questa frase qui. Nell'articolo di Mitchell c'è scritto anche questo: dell'esistenza di corpi delle suddette condizioni, cioè quelle citate prima, cioè con densità, con dimensioni tali, con massa tale da impedire alla luce di allontanarsi, non potremmo dunque avere alcuna informazione osservativa. Tuttavia, se un qualunque altro corpo rivolgesse intorno ad esso, cioè ci fosse qualche corpo che gira intorno ad esso, forse potremmo derivare attraverso il suo moto l'esistenza del corpo centrale con un certo livello di attendibilità, poiché potremmo ricavare l'interpretazione delle irregolarità del suo moto e spiegarlo in altro modo. E conclude dicendo: poiché le conseguenze di tale supposizione sono ovvie e la loro considerazione è lo scopo del presente lavoro, non le proseguì. Quello è solo per farvi notare, no? Non gli interessa più di tanto il problema, no? Ha citato questa storia delle stelle che potrebbero non essere visibili, ma potrebbero essere viste dalla presenza di corpi che gli girano intorno. Cioè, se esiste una stella, il Sole, spegnete un attimo il Sole, nel senso che non emetta luce ma esista come massa, però se vedo tutti i pianeti che gli girano intorno, capisco, posso andare a misurare la presenza di questo oggetto. Ed è quello che facciamo oggi, no? In effetti, ce ne parlerà probabilmente il dottor Ghisellini dopo, no? In cui per studiare, no, per esempio il nucleo della nostra galassia, e oggi parliamo del fatto che c'è un buco nero nel nucleo della nostra galassia,
la misura dell'esistenza di questo nucleo, di questo buco nero, è proprio legata allo studio delle stelle che girano, degli oggetti che girano intorno a questo centro. Non so se c'è una diapositiva su questo, che dovrebbe vedersi da dietro. Questa è un'immagine della nostra... Il buco nero sta in mezzo, queste sono stelle che gli girano intorno e attraverso le quali noi riusciamo oggi non soltanto a misurare l'esistenza del buco nero, ma a calcolarne la massa, quanta deve essere sostanzialmente la massa per determinare quel tipo di movimento. Non vi ho fatto vedere nessuna figura di Mitchell, perché effettivamente questo signore, come abbiamo detto, è sempre rimasto un po' in secondo piano, non veniva dall'università importante, no? Era in un'università del nord dell'Inghilterra e quindi forse non era tenuto presente, no? Granché. Una persona che ha probabilmente in modo indipendente fatto gli stessi conti e arrivato allo stesso risultato è il signor Laplace, che forse avete sentito nominare più di una volta, è stato un grande matematico. Le prossime abbiamo due diapositive. Signor Laplace nel 1796 fa gli stessi conti. Lui le chiama stelle invisibili invece che stelle oscure, no? Come la Dark Star. Se vi ricordate, il signor Laplace è stato uno dei grandi matematici e studiosi della gravitazione universale, no? Sulla base ovviamente della teoria di Einstein, e una delle sue è diventato famoso per questa risposta che diede del periodo napoleonico. Una volta è andato all'Accademia delle Scienze francese, Napoleone è andato a farsi raccontare la concezione dell'universo, no? In questo suo volume L'Exposition du Système du Monde. E a un certo punto in tutto il discorso, alla fine Napoleone gli chiede: e Dio dove sta in tutta questa storia? La risposta di Laplace fu che per tutti i suoi conti lui non aveva avuto bisogno di utilizzare il concetto di Dio, no? Spesso questo viene usato per dire che Laplace era ateo, eccetera, eccetera. Non c'entra assolutamente niente, vuol semplicemente dire, da un certo punto di vista, che utilizzata la gravitazione di Newton, no? Io posso spiegare tutti i movimenti dei pianeti indipendentemente dal pensare che ci sia qualcuno che spinge dietro, come era nella teoria aristotelica delle sfere celesti, che dovevano essere spinte avanti da qualcuno, da un demiurgo, dal buon Dio, da qualcosa che ci fosse dietro. Allora, segna una plastra delle varie cose e arriva alle stesse conclusioni di eccolo lì, il signor Laplace in una fotografia, quadro, non fotografia. Siamo nel 1796. La differenza, cioè l'idea un pochettino strana di questi due signori è di pensare semplicemente a corpi grossi come, cioè molto più grandi, con la stessa densità del Sole o della Terra, cioè densità più o meno dell'acqua, un poco più grande, e come si dice, molto più grandi. Allora, da questo punto di vista, questa era un po' una limitazione, no? Nel senso che diceva, va bene, insomma, potranno esserci dei corpi giganteschi, eccetera, eccetera, ma dove li troviamo, quali stelle sono? Andiamo oltre. Sia Mitchell sia Laplace pensavano ad oggetti di grande massa e densità simile a quelle del Sole dei pianeti. Questo è l'altro punto che cambierà la storia, no? Intanto, questa teoria di Mitchell e di Laplace crolla completamente, perché intorno all'Ottocento vengono fuori tutti i fenomeni di propagazione della luce con interferenze di frazioni, che portano alla formulazione della teoria ondulatoria della luce, per cui le particelle, quei corpuscoli, no, di cui parlavano Laplace e Mitchell, no, non sono più corpuscoli dotati di massa, quindi tutto quel discorso precedente viene abbandonato, perché non è più un corpo che si muove, che viene rallentato dalla gravità, perché le particelle luminose non hanno massa, non sono dotate di massa. E di conseguenza Laplace stesso, nella terza edizione della sua opera, non cita più i buchi neri, non parla più di quelli che lui chiamava stelle invisibili, perché gli pare un discorso sostanzialmente inutile. Però ecco che a quel punto
tutto viene dimenticato per un centinaio di anni, tutto rimane nel dimenticatoio. Riprendiamo invece il discorso nel momento in cui nasce la relatività einsteiniana. Ecco, per Einstein, prossima diapositiva, no? Sostanzialmente capite, adesso poi ve lo discuteranno meglio, già ne abbiamo parlato nelle conferenze precedenti relative alla relatività generale, e ne parlerà meglio il dottor Pisellini fra un momento, ma diciamo il concetto di Einstein è sostanzialmente questo: la materia, cioè il sole, la luna, le stelle, quello che volete, dice allo spazio-tempo come curvarsi, cioè curvano, qui fuori avete un esempio con i due buchi, che sarebbero in un certo senso non dei buchi neri, ma delle zone di attrazione, no? Lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi, di conseguenza, una volta che voi avete determinato la struttura dello spazio-tempo, no? Tutto si muove attraverso questo spazio-tempo, e che vuol dire che non è soltanto più la materia in senso stretto, no? che segue la, come si dice, i movimenti e quindi la forza di gravità che sente l'attrazione dei corpi centrali, ma è anche la luce, perché la luce a quel punto, no, è diventata anche massa, sente il campo gravitazionale, perché vale la relazione E uguale a mc quadro, no? E quindi dove c'è energia c'è anche massa, di conseguenza anche la luce sente, diciamo così, la forza gravitazionale. Quindi in un certo senso a questo punto ritorniamo alla possibilità di far interagire la luce con la forza di gravità. Adesso io non vado nel dettaglio della parte scientifica, che verrà discussa dopo, ma se andiamo nella diapositiva successiva, no? Il signor Einstein ha scritto le sue equazioni, no? Che determinano che cosa? Le cosiddette equazioni di campo. Determinano, distribuita la massa in un certo modo, determinano com'è fatto lo spazio e quindi quali sono le traiettorie che devono seguire le particelle e anche la luce, no? All'interno di questo spazio. Le equazioni sono le equazioni che dovete risolvere, no? Allora, una dei modi, no? Diciamo, di calcolare, il primo calcolo che viene fatto appunto 100 anni fa da questo signor Karl Schwarzschild, è quanto seguente. Supponiamo di prendere una massa sferica, no? Il Sole, ammettendo che sia bello sferico, la Terra o quello che volete, come deforma lo spazio che gli sta intorno. C'è qui, no? E qui in questo momento, quindi lo spazio deve sentire uno spazio, è una soluzione molto semplice, no? Perché prende un corpo a simmetria sferica che non ruota, il che vuol dire che sostanzialmente gli basta risolvere tutto in un'unica coordinata spaziale, no? che è la distanza radiale da questo oggetto. Notate che la teoria della relatività generale è stata presentata nel novembre dell'anno prima, già in gennaio successivo, no? Il signor Schwarzschild la calcola. Il signor Schwarzschild, come ho detto, a quell'epoca era nel 1916, quindi questo mi ricorda la prima guerra mondiale, lui era al fronte come soldato tedesco, insomma, era un soldato tedesco sul fronte, come si dice, verso la Russia, no? Purtroppo durante le battaglie, risente, si prende una malattia, no? E muore già soltanto nel maggio del 1916, quindi pochi mesi dopo aver dato questa soluzione, no? Se ne è già bene che è andato. Lui in realtà dà questa soluzione, lui non parla di buchi neri, non parla di nulla di questo genere, no? Lui pensava soltanto a risolvere le equazioni di Einstein in un caso semplice, ripeto, è la prima soluzione, no? Oggi possiamo fare, soprattutto usando calcolatori, no? Possiamo trovare soluzioni in situazioni molto più complicate, comprese la rotazione, no? Che deforma ulteriormente lo spazio in altro modo, no? E lui muore nel 1916 e rimane però il suo nome anche legato ad altre cose, cioè ha un figlio che si chiama Martin Schwarzschild, che si è chiamato Martin Schwarzschild. Emden aveva uno zio, cioè era tutta una serie di persone che si occupava di evoluzione stellare, no? In particolare Martin Schwarzschild, il figlio di Karl, è stato un grande
diciamo, studioso dell'evoluzione delle stelle, no? Quindi, soltanto per dire che insomma, non c'era bisogno ancora del concetto di buchi neri, ma in realtà quello che viene fuori è proprio legato a queste prime idee, no? Andiamo oltre. Ok, questo era soltanto per farvi vedere, cioè io posso calcolare, questi qui è il risultato del calcolo, dove viene fuori questo numero qui, no? 2mg diviso rc quadro, che se guardate e se ve lo andate a calcolare, usa gli stessi termini del caso newtoniano, per caso, no? Ma in un concetto completamente diverso, no? Viene fuori che diciamo, è una curvatura dello spazio-tempo e diciamo, che prevede una deformazione, soprattutto quando questo numero qui diventa uguale a 1, cioè quando r uguale alla radice di 2gmc diviso c quadro, cioè la vecchia velocità. Questo numero qui non si sa bene, diventa 1 diviso 0, in matematica diventa infinito e non si capisce più, cioè perde significato. E questo era l'unità di misura delle coordinate spaziali e delle coordinate temporali, per cui quando una l'unità di misura diventa infinito o diventa zero, non sapete più bene cosa voglia dire, no? Quindi rinasce quel numero, no, che aveva a che fare con un buco nero, rinasce in una forma completamente diversa. No? La prossima diapositiva. Qui per esempio ci sono, cioè sicuramente quell'R uguale a 2gm diviso il quadro, quello della velocità di fuga, diventa un muro proprio, al di là del quale la luce, non soltanto la luce, ma nessuna informazione può uscire fuori da quell'intervallo. E qui c'è per esempio quello che si chiama tuttora raggio di Schwarzschild, nonostante lui non avesse preteso di avere, di pensasse un interesse astrofisico, no, ma sostanzialmente viene fuori. Se per esempio se volessi il raggio di Schwarzschild, io lo potrei, della Terra, diventerebbe di un centimetro, 0,9 centimetri, no? Se io pigliassi tutta la massa della Terra e la concentrassi in un centimetro, quindi raggiungendo una densità che è 10 alla 27, sì, la Terra, 10 alla 27, quindi 27 vuol dire miliardi di miliardi di miliardi, no? Tre volte, 3 per 9 è 27, miliardi di miliardi di miliardi, quindi non so bene che razza di densità venga fuori. Però questo era il punto, no? Vediamo il Sole, che è una cosa un po' più ragionevole. Il Sole io lo potrei trasformare in un sistema che non lascia uscire la luce, cioè se lo concentrassi in uno spazio di 3 km, no? Grosso come il Monte Everest, qualcosa di questo. La sua densità sarebbe di 2 in 10 alla 16 grammi per centimetro cubo, che è grosso modo la densità che avete nel nucleo atomico. Quindi cominciamo a avere delle densità che non sono più incredibili. Cioè se io riuscissi a trasformare tutto il Sole in un gigantesco nucleo atomico, no? Mettendo tutta la materia lì dentro, no? Io avrei un buco nero. È possibile un'operazione di questo genere? Beh, si richiama un pochettino al discorso sull'evoluzione stellare. Capite che è una situazione diversa da quella che avevano immaginato Mitchell e Laplace, no? Che pensavano oggetti di densità qualunque ma molto grandi. Qui stiamo pensando invece a oggetti molto densi, magari con densità del tipo della densità nucleare, no? Eccetera. Quindi un po' particolari, no? Ma diciamo in qualche modo fattibili perché in quegli anni, cioè negli anni successivi, se andiamo avanti ancora un pochettino, nasce l'idea, viene fuori la meccanica quantistica che incomincia a permettere, permettere di calcolare delle stelle di altissima densità, no? Einstein in prima battuta non ci crede, no? Quando vede la soluzione di Schwarzschild gli piace la soluzione dal punto di vista matematico, dice interessante, però probabilmente non ha nessuna importanza fisica o astrofisica perché non potremmo mai immaginare degli oggetti così densi. E in effetti anche altre persone, anche Edito, ritiene che non si possa andare oltre la densità dei metalli. Ci sono delle citazioni nella diapositiva successiva, questa, no? Il signor Edito dice: apparentemente abbiamo una stella di massa pressoché equivalente al Sole di raggio molto minore rispetto a Urano. Cioè in quegli anni vengono anche scoperte, all'inizio del Novecento erano state scoperte le nane bianche. Le nane bianche sono delle stelle in cui, diciamo, scoperte per esempio da questo signor Walter Adams, che può calcolare
la caratteristica di una stella che conosciamo da sempre, che conoscevano forse anche già gli egiziani, no? Sirio, che fosse una stella doppia, probabilmente si sapeva, questa è una fotografia, questa è Sirio B e questa è Sirio A. Sirio B ha delle caratteristiche particolari per cui sembra si possono andare a calcolare sulla base della luminosità, erano stati fatti tutti quei lavori dell'evoluzione stellare che mi permettevano di determinare le caratteristiche delle stelle, cioè che è una stella che ha più o meno la massa del Sole, la massa del Sirio che ha anche lei più o meno la massa del Sole, ma concentrata in 12.000 km, no? Quindi molto più piccola, le dimensioni della nostra Terra, insomma, no? O perlomeno vicina alla nostra Terra, non quella del Sole. Il signor Eddington difatti non ci crede, dice abbiamo una stella, andiamo alla diapositiva successiva, dice apprendiamo nozioni dalle stelle che ricevendo interpretando i messaggi dell'orologio portano a sé, il messaggio della compagna di Sirio quando fu decifrata diceva sono costituita da materia 3.000 volte più densa di qualunque altra tu abbia mai visto. Una tonnellata della mia materia sarebbe una piccola pepita che tu potresti mettere in una scatola di fiammiferi. Che risposta si può dare a tale messaggio? La risposta che la gran parte di noi diede nel 1914 fu sta zitta, non dire assurdità. Cioè, spesso quando ci sono delle cose molto strane, no? Si aspetta un po' di tempo prima di crederci, no? E dentro nel 1914 non ci crede, ma nel 25 Adams riesce addirittura a misurare un effetto di cui vi parleranno, che è un effetto di spostamento della luce verso il rosso dovuto a un campo gravitazionale, e riesce a misurare un ratio, come si dice, gravitazionale di Sirio B che dà il campo gravitazionale di questo oggetto, di conseguenza ci permette di sapere che quei dati erano giusti. E infatti Eddington successivamente dice professor Adam, preso due piccioni con una fava, da una parte ha condotto un nuovo esperimento sulla teoria di Einstein, perché questo dimostrava anche che Einstein aveva ragione, dall'altra ha confermato il nostro sospetto che non solo possa esistere materia 2000 volte più densa del platino, ma che questa materia è effettivamente presente nell'universo. Quindi siamo negli anni 25, eccetera, no? In cui finalmente si arriva all'idea che possano esistere alte densità e quindi si possa pensare all'esistenza di un buco nero. Finisco la storia in questo modo, no? Il signor Chandra Sekhar è studioso, no? Che fa il modello di nane bianche, fa il modello di quelle stelle così dense, ma non solo vede quelle stelle, dà anche la possibilità di vedere delle stelle ancora più dense che poi sono le stelle di neutroni che verranno scoperte poi a fine degli anni 60, e il concetto di buco nero riprende slancio, no? Cioè perché concetto normale è che tutta l'evoluzione stellare è dominata dalla gravità che tende a formare degli oggetti sempre più densi, mano a mano che si condensano arriverò magari anche a un buco nero. Allora l'idea che possano esistere dei buchi neri nasce alla fine durante gli anni 60. Il nome buco nero viene utilizzato per la prima volta in una conferenza da Wheeler, John Archibald Wheeler, un grande relativista morto qualche anno fa, nel 1967, anche se era già stato usato, si vede forse nella diapositiva successiva, era stato usato in un giornale di divulgazione scientifica nel 1964 da questa scrittrice di divulgazione scientifica. E aveva parlato di buchi neri proprio nel senso che di lì non riusciamo a vedere nulla, proprio nello stesso schema che era stato usato da Mitchell, in un modo diciamo così sbagliato, no? Perché si basava vuoi su una teoria della gravitazione sbagliata, non incompleta, no? Sbagliata, incompleta, vuoi una teoria corpuscolare della luce che anche quella non è completamente da buttare via, perché oggi sappiamo che la luce è una combinazione di onde e particelle e di conseguenza in un certo senso anche l'aspetto corpuscolare non è da buttare via, ma diciamo pur essendo basato su concetti diversi, il concetto del buco nero è vecchissimo, no? Questo era quello. Oggi però prima l'abbiamo sognato, no? Oggi li vediamo, no? E nelle conferenze successive che terremo su questo tema, no? Discuteremo proprio esattamente il come li abbiamo visti, quindi quell'idea che partita nel 1600
sembrava un sogno, una follia, e lo stesso proponente, come vi dicevo, non ci aveva creduto più di tanto, no? È diventata oggi una realtà importante, no? che non abbiamo ancora capito, cioè sappiamo che esistono i buchi neri, quali siano i comportamenti dei buchi neri, lo vedremo in alcune delle successive conferenze. Dobbiamo interpretare esattamente, perché secondo alcuni il buco nero può emettere, può evaporare, può emettere le radiazioni, in altri casi non la riemette, vedremo un pochettino come va le cose. Oggi cominceremo a cercare di capire con il dottor Bisellini come in realtà le abbiamo scoperti questi oggetti. Grazie. Grazie a tutti, grazie di essere qui così numerosi. La nostra storia comincia un pomeriggio, probabilmente è novembre, l'anno è 1907 e il luogo è Berna, in Svizzera. A Berna, la successiva, esiste un ufficio brevetti, e nel 1907 ci lavorava un giovane di 28 anni, ci lavorava 8 ore al giorno, 6 giorni su 7, perché si lavorava anche il sabato. La paga non era un granché, ma per questo giovane era sufficiente, anche se era già sposato e con figli. Erano appena passati 2 anni dal che questo giovane, che allora era 26enne, nel 1905, aveva pubblicato 5 articoli di fisica, uno più bello dell'altro, da solo, lavorando all'ufficio brevetti. Aveva pubblicato la relatività speciale, aveva pubblicato una dimostrazione che gli atomi esistevano, perché a quei tempi non ci si credeva, aveva pubblicato un articolo che poi gli valse il premio Nobel, su come la luce interagisce con la materia, e poi, come ultimo, aveva pubblicato una specie di appendice alla relatività ristretta in cui diceva: scusate, mi sono dimenticato una cosa, dal conto che ho fatto viene fuori che la energia è uguale alla massa per il quadrato della velocità della luce. Questo giovane ovviamente era Albert Einstein, e quel pomeriggio di novembre del 1907 lui stesso ricorda di aver avuto il pensiero più felice della sua vita. Ed è Einstein. Di pensieri felici ne avrà avuti tanti. Ma lui stesso dice: sono stato folgorato da un pensiero che è sconvolgente, un pensiero incredibile, un pensiero più felice della mia vita. E quella successiva, il pensiero era: che cosa succede quando cado dal tetto? Che per i comuni mortali, la successiva, non è un gran bel pensiero. Cosa volete che succeda quando cadiamo dal tetto? Ci sfracelliamo per terra e basta. Invece per lui è stata una rivelazione. Il mio compito nelle slide successive è di convincervi che è proprio così, che è un pensiero incredibile. Dovete immaginare Einstein seduto su quella sedia che avete visto, che ha questo pensiero e capisce in un decimo di secondo quello che sto per dirvi. Pensate di essere qui con tutto questo planetario senza finestre, nello spazio completamente lontano da ogni cosa, oppure vicino alla Terra, ma state cadendo liberamente verso la Terra. Che cosa vi succede? Succede che voi non sentite nessuna forza. Noi siamo abbastanza abituati a questa idea, perché vediamo gli astronauti, no? Vediamo l'acqua che si può bere andando a rincorrere con la bocca le bollicine che si fanno,
E allora però non c'erano le astronavi, non c'erano delle cose in orbita, per cui Einstein ha dovuto ricorrere all'idea di caduta libera. Pensate quindi che tutto questo planetario sia in caduta. Abbiamo il laserino, lo puntiamo da una certa parte, io sono alto un tot, il mio braccio sarà a circa 2 metri e l'altezza di dove si spatascia la luce del laserino è 2 metri dal pavimento. Niente di strano, la luce va dritta in questo sistema. Se puoi schiacciare, ecco. Adesso pensiamo proprio di non essere lontano da ogni corpo, siamo vicini alla Terra, però siamo in caduta libera. Dentro questo planetario non ci accorgiamo di niente, non ci accorgiamo che esiste la forza di gravità, non ci accorgiamo di essere accelerati, fluttuiamo. Se non abbiamo finestre, non abbiamo nessun modo per dire che stiamo cadendo oppure siamo lontani da ogni massa. E infatti la luce va dritta. Schiaccia, ecco. Ma che cosa guarda, che cosa vede un osservatore che ci vede cadere? E supponiamo che la nostra caduta abbia una velocità che è paragonabile alla velocità della luce. Non sicuramente non superiore, ma insomma abbastanza grande. La prossima. Questo osservatore vedrà il planetario cadere, quindi la posizione del fronte della luce di questo laserino, no, cambia posizione. Se si torna indietro, no, indietro. Se il laserino per me è partito la luce è partita da qua ed è andata a schiantarsi alla stessa altezza, ma nel frattempo il planetario, la stanza è scesa, questa stessa altezza sarà qua, non sarà in questo punto dello spazio. Avanti, ancora, ecco. Quindi la luce deve essere partita da qua e va a finire là, cioè la luce curva. Ma la luce è la tessitura, ricama, se volete, la tessitura dello spazio. Quindi se la luce è curva, vuol dire che lo spazio è curvo. Se la luce è obbligata a curvare, è perché deve seguire lo spazio. Quindi non è che la luce curva, è lo spazio che è curvo. E questo è stato compreso immediatamente, istantaneamente, da Einstein quel pomeriggio. Lui era da tempo che andava alla ricerca di un'estensione della relatività ristretta che tratta soltanto quello che succede quando abbiamo delle velocità costanti, e lui voleva completarla andando a vedere anche quando ci sono delle accelerazioni, quando la velocità cambia. Ed era cosciente che questo aveva qualche cosa a che fare con la gravità che produce la corrispondente accelerazione. Lui pensa che in questo modo lui ha fregato la gravità, ha trovato un modo per applicare le leggi che aveva già trovato prima. Come risultato, lo spazio è curvo. Ancora? Ma se lo spazio è curvo, e si può esemplificare con il classico telone elastico dove mettete una biglia, eccetera, quello dopo, avete, e questo si può proprio provare, se mettete una biglia intorno ad un telone incurvato, questa biglia farà un'orbita che vista da sopra è proprio un'ellisse, dove il corpo pesante occupa uno dei fuochi. Quello dopo, anche la luce è obbligata a curvare, sente questa curvatura, quella dopo, e attraverso questo meccanismo è come se il corpo centrale fungesse da lente, infatti si chiama lente gravitazionale. Questa non è una pittura artistica, una visione artistica, questa è una foto vera di un ammasso di galassie. Vedete questi archetti? Ecco, questi archetti sono quello che risulta dall'aver piegato la luce così tanto. Vedete che c'è una prevalenza di archetti attorno a queste masse. Queste masse sono delle galassie. Le galassie retrostanti hanno la loro luce che è obbligata a seguire uno spazio curvo. Quello dopo. E che cosa succede se invece di sparare il laserino orizzontalmente lo sparo verticalmente?
Per me dietro il planetario niente, rosso era e rosso rimane, non succede assolutamente niente, il laserino è fermo rispetto a me, la sua frequenza è la stessa. Invece, quella dopo, vista da fuori, avete che la luce è prodotta da un laserino che si muove e quindi viene vista la luce del laserino non più rossa ma blu shiftata, quindi viene vista con una frequenza che è più grande. Quindi la gravità aumenta la frequenza della luce, come vista, quella dopo. E ovviamente più grande sarà la gravità, più grandi saranno questi effetti di curvatura dello spazio e di cambiamento della frequenza. Quella dopo. E qual è l'oggetto gravitante che ci sia, quello che produce più gravità di tutti? Ovviamente il buco nero. Se il Sole fosse un buco nero, avrebbe una superficie, diciamo superficie di non ritorno, che vi dirò tra pochissimo che cos'è, di appena 3 km. Questo è il dove siamo noi, questo è San Mauro e questo è il confine con il comune di Torino. Starebbe, l'ho presa da Google con la scala, dovrebbe essere più o meno in scala. Quindi se il Sole diventasse un buco nero starebbe comodamente nello spazio che c'è tra qui e il comune di Torino. Quella dopo. E che cos'è un buco nero? Adesso non ridete, ma un buco nero è un buco ed è nero. Andiamo a vedere perché sia buco sia nero. Quella dopo. Cominciamo dalla gravità che sentiamo sulla Terra. Sapete che la gravità è tanto più grande quanto più grande sono le masse della Terra e vostra, cioè la gravità è quella che si applica al nostro corpo, e tanto più piccola quanto più siamo lontani dal centro della Terra. Quindi è il prodotto delle masse diviso la distanza quadrata. Quella dopo. Ecco, quindi se volete spiegare in 2 minuti a tutti che cos'è un buco nero, la cosa semplice, una delle cose più semplici è dire: prendiamo il sassolino, tiriamolo in aria. Che cosa fa il sassolino? Va in alto, raggiunge una certa altezza massima e poi cade. Se io lo lancio con più forza, imprimo una velocità più grande, cosa fa? Va più su, però dopo ricade. Se io però sono capace di dare una velocità iniziale di 11 km al secondo, circa 28.000 km all'ora, il sassolino non torna più giù, scappa via. E per ovvi motivi questa velocità viene chiamata velocità di fuga. È la velocità che occorre per contrastare la gravità. Dovete pensare, man mano che il sassolino va su, si trova sempre più lontano dalla Terra, quindi la gravità diminuisce. Quindi è una lotta tra la velocità che anche lei diminuisce e la gravità che diminuisce. Ecco, se avete 11 km al secondo all'inizio, il sassolino va via. Adesso prendiamo una Terra più piccola, ammassiamo tutta la massa della Terra in una raggio di 1 cm, saltiamo la cosa in mezzo, di 1 cm solo. Come ha detto il professore prima, se la massa della Terra fosse concentrata in 1 cm, la velocità che dovete dare al sassolino diventa 300.000 km al secondo. Impossibile dare al sassolino una velocità così grande. E quindi né sassolino né nient'altro può uscire, neanche la luce può uscire, perché ha una velocità minore di 300.000 km al secondo. Beh, qui 290, fate 0,98 mm e avete lo stesso esempio. Ora, questo però è un esempio che è vero fino ad un certo punto, perché se fosse vero vorrebbe dire che la luce dentro il buco nero, sparata verso il fuori, riuscirebbe ad uscire dal buco nero, arriverebbe ad una certa altezza poi cadrebbe giù. Non è quello che succede. Se succedesse, noi potremmo avere informazioni di quello che c'è dentro al buco nero, quindi non sarebbe nero. Noi passiamo di lì, becchiamo questo raggio di luce che ha codificato l'immagine di quello che succede dentro, le informazioni che ci sono dentro, e sapremo che cosa succede dentro. Quindi non è così.
Quindi vi offro un'altra analogia, che come al solito, come tutte le analogie, è un modo descrittivo che può far capire qualche concetto, ma vale fin dove vale. Potrebbe non essere la realtà completa. La prossima, la nuova analogia è la scala mobile. Supponiamo di avere una scala mobile che accelera verso il basso e supponiamo che voi sbagliate a prenderla, no? E sta andando in giù e voi volete risalire la scala mobile. Se siete molto sportivi riuscite a risalire, se no no, ma se la scala mobile va verso il basso alla velocità della luce, cosa fa la luce che tenta di risalire? È trascinata dentro e non potrà mai sporgere il capino a estremità della scala mobile. Quindi neanche la luce può uscire in questo senso. Lo spazio è trascinato dentro. E mi chiedete, rete, e dopo dove va tutto questo spazio che è ingoiato? E questo è un mistero. E l'analogia finisce. Quella dopo? Prendiamo il Sole e ci possiamo chiedere che cosa succede se il Sole diventasse un buco nero. Cominciamo a pensare, il Sole così com'è ha un raggio di 700.000 km. La luce per andare da una parte a un'altra, quindi 140.000 km, ci mette più di 4 secondi. È grande il Sole, grande. Adesso supponiamo di avere un'astronave, di cui si vede un pezzettino qua, che vuole circumnavigare il Sole. Schiaccia. Avete questa specie di Enterprise che fa il giro e non può che andare alla superficie del Sole. Alla superficie del Sole ci sarà una certa gravità, ma i motori dell'Enterprise sono più forti e l'Enterprise riesce a fuggire. Voi vi potreste chiedere, ma se l'Enterprise non solo avesse motori più forti, ma avesse delle pareti che riescono a resistere alla temperatura della superficie del Sole, che è 6.000 gradi quasi, e penetrasse dentro il Sole, che cosa succederebbe? Sentirebbe più gravità e quindi sarebbe catturata? No, perché se penetrasse dentro il Sole avrebbe meno massa sotto i suoi piedi, quindi la gravità sarebbe di meno. Quella dopo? Invece adesso il Sole è diventato un buco nero. L'Enterprise, con i suoi motori, può avvicinarsi a questo corpo fino a una distanza di 3 km. Pensate, prima era 700.000, quindi la gravità era quello che era. Adesso invece mi posso avvicinare al centro dell'azione, al centro di questo corpo, fino a 3 km. La gravità è enormemente più grande. E che cosa succede alla mia astronave? Schiaccia? Succede che, come vista da fuori, si incammina, diventa sempre più veloce perché tratta di più, ad un certo punto sembra fermarsi ma scompare. Un attimo prima, tornando indietro, rifacciamo rivedere, ancora, ecco. Un attimo prima di essere invisibile, manda l'SOS, che è Mayday, Mayday in inglese, e poi anche questo segnale si perde, non sento più niente. Io non la vedo cadere dentro il buco nero, la vedo che anziché, mentre si avvicina, l'astronave rallenta e sento che i suoi segnali rimangono sempre più flebili fino a scomparire del tutto. Quella dopo. Perché questo? Perché il tempo non è quello che noi pensiamo che sia. Perché il tempo, come si dice, è una bestia strana, perché il tempo è elastico, il tempo è relativo. Il tempo non è il ticchettare dell'orologio che è sempre uguale. Il tempo cambia. Il tempo cambia se andiamo veloci, il tempo cambia anche se siamo soggetti se siamo vicini a un corpo gravitante. Il tempo qui e il tempo qua sono diversi. Adesso abbiamo degli orologi che possono misurare che il fluire del tempo qui e qui è diverso. Possiamo andare fino a 2 centimetri di dislivello. Sono orologi molto precisi e sgarrano di un secondo ogni 15 miliardi di anni. Sono gli orologi più precisi che abbiamo. Però è vero, quella dopo. Prima vi ho detto, schiaccia ancora? Prima vi ho detto che
la frequenza della luce cambia andando quella dopo, andando da giù a su, e il fotone o la radiazione diventava più blu. Per contro, se abbiamo il laserino o la lampadina sulla superficie della Terra e mandiamo un raggio di luce all'infuori, vedrete che se parte blu diventa rosso, come se risalisse la china, come se facesse uno sforzo a risalire il campo gravitazionale. Questa non è una teoria, quella dopo. Questo è stato misurato. È stato misurato tanti anni fa, nel 1959, ad Harvard, da due signori, Pound e Repka. Lui era il professore, questo qui era lo studente, anche se sempre un po' il contrario, avevano il palazzo del il laboratorio ad Harvard, che è alto 23 metri. Lui era su e lui era nella cantina, nel basement di questo palazzo. C'erano 23 metri di dislivello e con accorgimenti fantastici e con un nuovo rivelatore, la cui invenzione darà il premio Nobel a chi l'aveva inventato, riescono a misurare le frequenze di partenza e di arrivo, sia in questo senso, sia in questo senso, e scoprono che sono diverse di una quantità che è perfettamente uguale a quella predetta dalla relatività generale. Quella dopo? Ma che cos'è una frequenza? Frequenza è la frequenza con cui un pendolo oscilla. La frequenza è il numero di giri di un elettrone attorno ad un atomo. La frequenza è quante volte è fatto una cosa, cioè c'è implicato il moto e il tempo di ripetizione di un fenomeno. Quindi frequenza e tempo sono molto legati. Se io vedo una frequenza più bassa, vuol dire che vedo un pendolo che si muove più lentamente. Quindi dire che la frequenza, quella dopo ancora, questo è un altro esempio, un'altalena è una specie di pendolo, dire che la frequenza cambia implica, è la stessa cosa che dire che il tempo cambia. Allora, qui sulla Terra il tempo scorre più lentamente che su. Questo orologio va più piano di questo. E questo è misurato. Questo è vero. Indipendentemente se la relatività generale è vera o no. Questo è stato misurato. Quindi il tempo è una bestia strana. Quella dopo ancora. Quindi se andiamo in un posto dove di gravità ce n'è tanta, il tempo sembra scorrere più lentamente. Se abbiamo un osservatore qua che vede l'astronave avvicinarsi al buco nero, siccome il tempo scorre via via più lentamente, come misurato da questo osservatore, vedrò che l'astronave rallenta, 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 fino a fermarsi. Si ferma proprio. Invece, se io sono sull'astronave, non solo vado dentro il buco nero senza problemi in un millisecondo, ma vedo il tempo dell'altro osservatore lontano come in un film di Ridolini. Mi arrivano le immagini di tutti i telegiornali di un millennio in 10 minuti. Se voi avete un cancro adesso per cui non c'è cura, potete, invece di morire, potete andare nel buco nero più vicino, passarvi 2 settimane ad una distanza di sicurezza, quindi non siete ingoiati, e tornare sulla Terra. Quando tornate, sono passati 200 anni. Avete visto il film Interstellar? Chi l'ha visto, nel film c'è un effetto quasi principe della storia del film, che è quello che un'ora passato sul satellite vicino a Gargantua, sul pianeta vicino a Gargantua, equivaleva a 7 anni sulla Terra. Il protagonista, quando torna, vede sua figlia molto più vecchia di lui. Questo non è fantascienza, questo è misurato. Questo è vero, questo succede.
basta avere una compagnia di viaggi, un'agenzia di viaggi che vi offra un viaggio a un prezzo, insomma, low cost. Quella dopo ancora, questa è la lettera che Einstein scrive alla vedova di Besso. Besso era un caro amico di Einstein, con cui ha mantenuto l'amicizia per tutta la vita, seppur tramite lettere. Lui muore il 15 marzo del 55, Albert Einstein morirà il 18 aprile del 55, quindi appena un mese dopo. E infatti dice, ora Besso è dipartito da questo strano mondo, precedendomi di poco, sapeva che ne aveva poco da vivere. Questo non significa niente. Gente come noi, che crede nella fisica, sa che la distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'ostinata e persistente illusione. Quella dopo. Bene, questa è stata la mia introduzione sui buchi neri. Buchi neri esistono in varie taglie, c'è la taglia small e la taglia X-large. Pare per qualche strano motivo che la taglia M sia andata esaurita e forse ce n'è qualcuno, ma non si sa ancora, però insomma non è così rilevante come le altre due. Tommaso Belloni nella prossima conferenza vi parlerà della taglia small, io oggi vi parlerò della taglia XXL. Quella dopo ancora. Ecco, cominciamo con il buco nero che risiede nel centro della nostra galassia. Tanto per dare dei numerelli, quella dopo, ecco, la nostra galassia è grande 100.000 anni luce di diametro, cioè la luce ci mette 100.000 anni ad andare da un'estremità all'altra. È una girandola, si chiama galassia spirale, e se, nella sua estensione così grande, se la vedeste di taglio come qua, avreste una dimensione che è circa 1.000.000-2.000 anni luce, quindi più o meno CD come aspetto. Noi viviamo in assoluta periferia, e meno male, perché vivere nel centro sarebbe complicato. Non viviamo neanche in uno dei bracci, viviamo vicino al braccio di Orione, ma non dentro. E a circa 2/3 del raggio della Via Lattea. Ogni galassia, più o meno come la nostra, contiene 100 miliardi di stelle. Nell'universo visibile ci sono 100 miliardi di galassie. Nella nostra testa ci sono 100 miliardi di neuroni alla nascita. I neuroni nella nostra testa si perdono anche prima di morire. La natura ha questo modo ridondante per cui se un neurone è usato bene, se no viene seccato e fa posto per gli altri e per le connessioni tra i neuroni. Dopo, da questi studi, adesso si mette in moto anche questa, cioè guardando le stelle proprio verso il centro della nostra galassia che si chiama Via Lattea, e questo è possibile in infrarosso perché in ottico vedreste molto poco perché ci sono delle polveri che offuscono tutto, però in infrarosso è possibile, e nel corso degli anni si sono viste dei pezzi di orbita di queste stelle, cioè noi riusciamo a vedere le stelle che si muovono. Ora, se aveste come la Terra, se avete una massa, una certa gravità, e se dovete non essere ingoiato da questa massa, però passate vicino, dovete andare forte, no? Mercurio ha una velocità più grande della Terra, di Giove, di Saturno, giusto? Dovete contrastare una gravità più grande, la contrastate con la forza centrifuga, dovete andare più forte. Quindi, se riuscite a stabilire la velocità di queste stelle e il raggio dell'orbita, siete a posto, potete trovare la massa. Così troviamo la massa del Sole, così si trova la massa del buco nero, che si chiama Sagittario A star, nel centro della nostra galassia. Quanto viene fuori? Vengono fuori 4 milioni di masse solari. Ecco, questa non è una taglia XXL, è una taglia XL. Quella dopo. Perché? Perché?
Perché le masse dei buchi neri più grandi superano di parecchio il miliardo di masse solari. Ma come sono state scoperte queste masse enormi? Beh, dapprima sono stati scoperti i quasar. E come sono stati scoperti i quasar? Dobbiamo risalire agli anni 50, agli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale c'era stato un grande sviluppo dell'elettronica e dell'elettronica che utilizzava le onde radio, perché il radar era uno strumento, era un'arma formidabile. Per cui appena dopo il secondo dopoguerra c'era una facilità di trovare pezzi a buon mercato. Per cui c'è uno sviluppo molto grande della radioastronomia. Cioè si va a vedere l'universo, si va a vedere il cielo nelle onde radio. E si scoprono infatti negli anni 50 le radiogalassie, cioè si puntano delle galassie particolari, si scopre che ogni tanto una galassia che in una fotografia fatta con luce visibile era una galassia completamente normale, guardata in radio aveva degli sbuffi da tutte e due le parti di emissione radio. Negli anni 60 c'è l'epoca d'oro di queste scoperte, si scopre la radiazione di fondo, si scoprono i pulsar, le pulsar, e si scoprono anche i quasar. Quella dopo. Questa è una sorgente famosa, è la prima ad essere stata identificata come quasar, e questa sigla strana vuol dire che era la 273esima sorgente del terzo catalogo di Cambridge. Quella dopo. Avete visto l'immagine in radio, era una specie di cometa, un cometoide, no? Un puntino con una coda. Se si va in ottico, questa è una mappa in ottico, il puntino è questo e non ha niente di diverso da una stella. Non è una galassia estesa, è una stella e non ha nessuna estensione. Però si riesce tramite un trucco micidiale, perché a quei tempi le immagini radio non erano molto precise, e allora per sapere che quella cometona là corrispondeva a questo punto, pensate che la cometona è grande così, non si riusciva a identificare un oggetto con un altro. Ma fortunatamente nel 63, alla fine del 62, c'è la Luna che passa sopra. La posizione della Luna è molto ben definita e quindi quando passa sopra il segnale radio cade, si riesce a identificare con precisione la posizione di questo oggetto. E quindi si riesce non solo a sapere che è questo l'oggetto ottico, ma si riesce anche a fare lo spettro. Fare lo spettro vuol dire raccogliere la luce, dividerla in tante lunghezze d'onda e vedere che faccia c'ha. La faccia, quella dopo, è questa. Cioè c'è uno spettro che presento con questa emissione qui, questa è la quantità di luce in funzione della lunghezza d'onda, e vedete che ci sono delle righe, dei picchi di emissione. Ecco, questi picchi erano completamente misteriosi, non si riusciva a identificarli, erano associati a degli elementi sconosciuti, non si sapevano. E questo signore, che viene dopo nella slide, che si chiama Martin Schmidt, scopre che invece queste righe altro non erano che le emissioni dell'atomo più comune dell'universo, che è l'idrogeno, però non alla frequenza aspettata, ad una frequenza molto più rossa del normale, cioè erano righe redshiftate, e questo corrispondeva al fatto che quell'oggetto lì, che sembrava una stellina, era in allontanamento da noi. E si sapeva benissimo a quel tempo che le galassie, l'universo si sta espandendo, le galassie tutte si stanno allontanando da noi, non solo, ma quelle più lontane si stanno allontanando di più. Quindi dalla quantità di redshift si riesce a misurare la velocità, e dalla velocità si riesce a misurare la distanza di questo oggetto, che è 2 miliardi di anni luce.
Quindi questa stellina di dodicesima magnitudine, che si può vedere con un telescopio amatoriale, quelli da 6 o 7 centimetri di diametro, che arriva alla dodicesima magnitudine, è in realtà un generatore di potenza incredibile, perché riesce a essere visibile, e tanto visibile, anche se è molto lontano. Tant'è vero che, quello dopo, che nasce subito un problema. Non basta la reazione termonucleare all'interno delle stelle per render conto della potenza che noi riceviamo da questo oggetto. Questo sta emettendo 100 volte di più che l'insieme di tutte le stelle della galassia dove risiede. 100 volte di più. E tutto ciò dà un volume minuscolo. Minuscolo in termini astronomici. Quindi nel 68-69, quella dopo, si scopre che deve esistere un'altra centrale di energia, un altro modo di produrre queste potenze colossali, e si ricorre a quest'idea. Si dice: ci deve essere un corpo al centro di queste macchine poderose, estremamente compatto, e la cosa più compatta che può venire in mente è un buco nero. È un buco nero però capace di attirare a sé una così grande quantità di materia che questa, stringendosi, comprimendosi, diventa calda ed emette. Ed emette più di 100 miliardi di stelle, con un'efficienza grandissima. Per far ciò bisogna avere dei buchi neri grandi. I buchi neri piccoli non riescono ad attirare a sé così tanta materia. Bisogna avere dei buchi neri mostruosi, con delle masse maggiori di 1 miliardo di masse solari. Ora, schiaccia. 1 miliardo di masse solari corrisponde a un buco nero che ha un raggio di non ritorno, lì dove spariva l'astronave, che è circa 3 miliardi di chilometri. Notate, il Sole, che è una massa solare, ha 3 chilometri, un buco nero da 1 miliardo di masse solari c'ha 3 miliardi di chilometri. Questo raggio di non ritorno è proporzionale alla massa. Schiaccia. Questo raggio di non ritorno, su scala del sistema solare, arriverebbe all'orbita di Urano, più o meno. Quindi 3C273 e tutte le sorgenti come lui devono funzionare, perché c'è un buco nero mostruoso, la massa maggiore di 1 miliardo di masse solari, che ha un raggio di non ritorno che è circa paragonabile al sistema solare. Quello dopo. E che cosa si scopre man mano che passano gli anni? Si scopre, e questo lo sappiamo da una ventina d'anni, non di più, che queste non sono eccezioni. Abbiamo detto, noi abbiamo un buco nero, 4 milioni di masse solari. Quella sorgente fantastica, 3C273, ha un buco nero da 1 miliardo di masse solari. E le altre galassie? Adesso si sa che tutte hanno un buco nero nel loro centro. Ma il 99% di questi buchi neri è silente. Vuol dire che non attirano più materia verso di loro, la materia non si scalda e non si vede niente. Ricordiamoci, buco nero e nero, non è che noi vediamo il buco nero, vediamo la materia attirata dal buco nero. Perché? Perché per qualche motivo la materia se la sono già mangiata e hanno creato una situazione di vuoto. E anche il nostro stesso buco nero è adesso inattivo rispetto a quello che era prima. E questa è la situazione per tutte il 99% delle galassie che conosciamo. Per questo che ci abbiamo messo tanto a stabilire che invece i buchi neri ci sono in tutte. Non solo, ma si trova una strana corrispondenza. Più grande è la massa del buco nero, più grande è la massa della galassia ospite. Adesso. Sarà stato sempre così, anche una volta, mentre si stava formando il buco nero e si stava formando anche la galassia, quella dopo? Questa viene presa da Interstellar, quella dopo, che è il filmino, che fa vedere più o meno, stiamo entrando dentro una galassia, dentro il centro di una galassia, questo è il centro, estremamente luminoso, qui c'è un buco nero in azione, ecco,
il buco nero, la materia sta spiraleggiando, sta muovendosi molto velocemente, ma spiraleggiando per andare dentro il buco nero, e man mano che ci cade libera l'energia gravitazionale e si rende visibile, producendo una grandissima quantità di energia. Andiamo ancora dopo? Quanta? Io vi ho detto prima, non bastavano le reazioni termonucleari per render conto di tutto questo popò di luminosità. E c'è un modo per stabilire quanto un processo può essere efficiente nel produrre energia o no. E in questo modo risale proprio l'equazione più famosa del mondo, E uguale a mc². Vuol dire che se voi liberate un tot di energia, questo dovrà corrispondere a un tot di massa. Credo che il Sole trasformi 2 milioni di tonnellate della sua massa in energia ogni secondo per fare la luminosità che fa. Bene, quindi quando noi mangiamo e quindi quando ingeriamo degli zuccheri, per esempio, li trasformiamo in energia, possiamo fare il rapporto tra l'energia che sviluppiamo e la massa che è stata usata per produrre questa energia, e scopriamo che se noi mangiamo un chilo di zucchero, non ingrassiamo di un chilo di zucchero, di un chilo, scusate, ingrassiamo di un chilo meno 2 miliardesimi di chilo, quindi 2 milionesimi di grammo. Questa è la parte di massa che è stata trasformata in energia. Se bruciamo qualcosa è lo stesso, perché quando mangiamo, noi mangiamo idrocarburi, quando bruciamo petrolio, carbone, legno o quello che volete, bruciamo idrocarburi, ma sono la stessa cosa, non per niente il petrolio sono le antiche foreste, no? Quindi è lo stesso meccanismo. La fissione nucleare, cioè la bomba atomica, riesce a essere molto più efficiente e quindi trasforma in energia lo 0,09% della massa, e con questo fate la bomba atomica. Le reazioni termonucleari trasformano l'8 per 1000, però soltanto del decimo di massa della stella che è nel centro, solo lì possiamo trasformare l'idrogeno in elio e così via. Ancora dopo. Un buco nero invece trasforma il 10% circa della massa che ingoia in energia. È la macchina, parrebbe, di questi tipi qua, più efficiente che conosciamo. Quella dopo. Per finire, vi faccio notare questo puntino rosso, che è il quasar più lontano che conosciamo. Questa robina insignificante rossa. Quella dopo. È il quasar più lontano. E la sua luce ci raggiunge quando l'universo aveva circa 770 milioni di anni di età. Sapete che l'universo ha 13 miliardi e 700 milioni di età, quindi era un universo neonato. Quindi c'è stato poco tempo per fare la macchina, e questa macchina c'ha bisogno di un buco nero grande. Nel caso di questo quasar è 2 miliardi di masse solari, perché la luminosità di questo oggetto è 63.000 miliardi di soli, una roba spaventosa. Ma d'altra parte, se non fosse così non lo vedremmo, cioè così lo vedete appena, no? Quindi se è così lontano, per forza deve essere potentissimo. E quindi ci chiediamo, ma come ha fatto questo buco nero così grande a formarsi? Questo è un problema aperto tuttora, quella dopo, e soprattutto ci chiediamo, ma è nato prima l'uovo buco nero o la gallina galassia? Cos'è che si forma prima? Ho bisogno della galassia per alimentare il buco nero, quindi prima si devono formare le stelle che generano gas in giro che può alimentare il buco nero, oppure prima devo fare il buco nero che attira materia e riesce quindi a incrementare la formazione delle stelle? Non lo sappiamo. Quindi questa correlazione che c'è tra massa del buco nero e massa della galassia, quando andiamo a trovare, a scoprire questi quasar così lontanissimi, dovrà cambiare. Molto probabilmente sarà diversa.
e non sappiamo com'è e come si fa. Però dopo, che sono le conclusioni, quindi abbiamo visto che la gravità è debole rispetto alle... Sapete che ci sono quattro forze? C'è la forza forte, la forza debole, la forza di gravità e la forza elettromagnetica. Si fa tutto con queste quattro cose. La gravità è la più debole. Ma rispetto per esempio all'elettromagnetismo, che ha cariche, può avere delle cariche positive e negative, quindi può avere attrazione o repulsione, la gravità non ce n'è, è sempre attrattiva. Quindi sulle lunghe volumi, lunghe distanze, sulle grandi quantità, non c'è nessuna possibilità di neutralizzare la gravità, quella cresce sempre. E quindi quando parliamo di universo, di galassie, eccetera, è la forza preponderante. La gravità curva lo spazio, e come vi ha detto il professore prima, la massa dice allo spazio come curvarsi e lo spazio dice alla materia come muoversi, che è un'altra delle intuizioni felici, come nomignolo, come nome, di John Wheeler. I buchi neri, come abbiamo visto, sono l'estrema manifestazione della gravità e forse sono necessari alle galassie per formarsi, perché devono funzionare come i semi che generano l'attrazione da cui poi il gas si frammenterà per formare le stelle. Grazie. Siamo essenzialmente in tempo, forse per qualche domanda. Come avete capito, la strada è stata lunghissima. Chi ci credeva a Mitchell che dicesse cose di questo genere, oggi invece sembra che tutto l'universo dipenda dai buchi neri, no? Quindi sono oggetti importanti, non abbiamo ancora capito l'accidente, ma ci devono essere. Prego. Io ho due domande sostanzialmente. La prima è, su questi buchi neri XXL, nel momento in cui attirano così tanta massa, questa massa all'interno resta fuori dall'orizzonte degli eventi, altrimenti non la vedremo, ma come riesce a essere bilanciata con la forza attrattiva del campo gravitazionale del buco nero? E la seconda domanda, probabilmente come è andata male e poi mi sono perso qualcosa. La seconda domanda è che fine fa la massa che viene attratta all'interno del buco nero? Cioè viene trasformata in qualche modo o che cosa? Allora, per la risposta alla prima domanda, vi ho detto che il tempo è una cosa strana e nonostante l'osservatore fuori veda la massa che non entra dentro il buco nero, perché rallenta fino ad arrivare al raggio di non ritorno, ma poi lì si ferma, per un osservatore che invece è commovente con questa massa, per l'astronave che segue questo moto, lui ci entra proprio. Come facciamo a vedere l'energia? L'energia è quella che la massa ha prodotto prima di entrare nel buco nero. Quando è entrata, niente può uscire, neanche l'eventuale energia prodotta, anche se potrebbe essere molto grande, eccetera. Per la seconda domanda, la risposta corretta, onesta, è non se ne sappiamo niente. La teoria della relatività generale, lo sapeva anche Einstein, non è compatibile con la meccanica quantistica. Meccanica quantistica, cose piccole, relatività generale e grande gravità, ma quando la grande gravità si tramuta in una cosa molto piccola, perché il centro del buco nero dove la massa dovrebbe andare ha una densità infinita e spazio zero, non riusciamo sappiamo che la relatività generale non è valida. Questo ha due conseguenze. Uno, non sappiamo cosa succede dentro proprio l'ultimo fatto della materia che va dentro il buco nero. Due, non sappiamo come l'universo è iniziato, perché è l'altro posto dove c'era tanta materia in pochissimo spazio. E questo... Siamo tutti caduti in un buco nero. Adesso ci sarà un filmato che vi racconterà in realtà proprio le ricerche sul buco nero della nostra galassia, al centro della nostra galassia, no? E sulle scoperte che sono state fatte in tempi recenti,
appunto vuoi attraverso lo studio dei telescopi di grandi dimensioni, ma soprattutto lavorando anche in altre lunghezze d'onda, in particolare lunghezze d'onda non più soltanto nel radio di cui ci ha parlato Gabriele, ma nei raggi X e nei raggi gamma, che sono l'altra, raggi X e raggi gamma, vi ricordate, sono vuol dire altissime energie, sono fotoni di altissime energie, allora siccome torni bucchinelli, dobbiamo adesso facciamo uscire perché devo controllare, dobbiamo guardare in queste frequenze molto elevate. Va bene, io ringrazio Gabriele. Abbiamo risolto tutti i problemi di gruppo neri, come sapete, dunque la prossima conferenza, quella sui small size, no? Su quelli di dimensioni piccole, sarà 20 di febbraio, non questo mese, sarà il 20 di febbraio. Poi avremo poi più avanti nel mese di maggio, era maggio, ci sarà invece una discussione su quelle questioni che adesso citavo ultimamente Gabriele, cioè legate alla interazione tra la teoria della relatività e la teoria della meccanica quantistica, per cercare di capire che cosa succede al bordo dei buchi neri ed eventualmente quali sono le linee di ricerca che ci permettono di cominciare a immaginare che cosa succede all'interno dei buchi neri, particolarmente nel centro, in quella singolarità che sta accendendo il buco nero, e quindi il film Interstellar, eccetera. Parleremo più avanti. Grazie ancora. Ciao.